veramente forte. Intanto passiamo all'ultima batteria maschile. Poi in realtà i maschi non avevano già finito. Qua siamo già a... Avanti, abbiamo Mukin. Che è partito veramente fortissimo. Sì, non abbiamo ancora presentato gli atleti di questa batteria. Che sono Alexander Mukin, Dominik Unterweger e Kiri Bauer. Quindi abbiamo due kazaki e Dominik Unterweger dall'Austria. Mukin è un ragazzo che ha già dimostrato di valere i primi 20 in Coppa del Mondo. Ricordiamo anche delle staffette in cui il Kazakistan, dopo la sua frazione, era sostanzialmente davanti. È uno che si mette in evidenza. No, ma è un ragazzo che ha dei numeri. Unterweger da aprire per primo, con decisione. Impressionante. Sbagliato sull'ultimo, ma primi 4 a segno. Però Mukin non è da meno e trova anche l'ultimo. E quindi Mukin dovrebbe essere davanti comunque, considerato il giro di penalità, perché oltretutto poi è stato già rapido nella prima tornata. Sì, saranno vicini alla fine, dai. Si tirano a vicenda. Sì, sono lì. Invece più attardato il secondo atleta kazako, Kiri Bauer, che è nel giro di penalità in questo momento. Però ripeto, anche terzo posto ti può ancora consentire di andare avanti. Anche perché sono andati forte, comunque nel primo giro il poligono è stato anche affrontato abbastanza rapidamente, i tempi dovrebbero essere davvero buoni e continuano a spingere, Mukin davanti. Adesso aspettiamo di avere il dato definitivo sulle atlete qualificate per le semifinali femminili, stiamo attendendo lumi sui tempi di ripescaggio. Perché Regina Oia è ancora in corsa per proseguire il suo Frassinoro Summer Biathlon. Che poi proseguirà con le semifinali. Ultima curva per entrare ad affrontare la serie in piedi in questo appuntamento con il Summer Biathlon Festival di Frassinoro. Guardate come sono proprio vicini. Unterweger vuole sfruttare proprio al massimo... Ok, abbiamo le qualificate per le semifinali. Seguiamo questo poligono e poi vi daremo tutti i nomi. Due errori per Unterweger, quindi Mukin può approfittare, vediamo. Sì, un errore in meno per il kazako. Ma diciamo che si sono messi nelle condizioni di andare avanti, sia Unterweger che Mukin. In campo femminile sono qualificate per... le semifinali, Anna Kentaler con il miglior tempo in assoluto, poi Dorothea Viver, Samuela Comola, Michela Carrara, Beatrice Trabucchi, Rebecca Pasler, Regina Oia e Deidre Irwin. Quindi tutte le italiane hanno superato il turno e dovranno affrontare Oia e Irwin nelle semifinali. Poi vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Applauso di incoraggiamento, l'ultima atleta in gara in questa ultima batteria dei quarti. Tanto Mukin, impressionante. Ma Mukin l'abbiamo detto, un ragazzo che ha dei numeri, si è messo in luce anche alle Universiadi, evento che i ragazzi del Kazakistan curano sempre con particolare attenzione.
È un biatleta che nella prossima stagione potrebbe anche cercare di portare a casa un piazzamento nei 10. Non ci è andato così lontano in tempi recenti. Potrebbe avere quella dimensione, soprattutto in gare sprint, perché no? Beh, comunque in generale possiamo dirlo, abbiamo in qualche modo già affrontato il discorso, un'edizione questa del Frassinoro molto positiva per la squadra azzurra, dai. Ma adesso poi è chiaro, tutto va contestualizzato, quello che interessa vedere è magari l'atteggiamento al poligono, no? La velocità nel rilascio colpi, sì. Quanto tempo impieghi per andare a inquadrare il primo bersaglio, sono arrivati secondo me dei segnali molto interessanti. E poi io credo, confido che possa ancora salire magari il margine, cioè cercare di prendersi qualche rischio in più nelle semifinali, perché comunque ti giochi il passaggio, quello che è l'appuntamento, l'epilogo della manifestazione. E adesso si può rialzare Mukin, chiaramente. Sì. Adesso diventa importante risparmiare anche energie per quello che vedremo dopo. Quindi passano Mukin e Unterweger. Soprattutto da ultima batteria, no? È fondamentale. Certo. Saggiamente si rialza. E Unterweger invece che gli arriva vicino senza aver mollato. Ultimo mezzo giro per l'ultimo atleta in gara in questa fase dei quarti. C'è Campbell Wright che va a sedersi in tribuna, ma lui ha fatto così. Giustamente. Sì, insieme ai tifosi italiani. Beh, sai, è comunque un atleta che è molto seguito in Italia, anche per i suoi trascorsi a Livigno e dintorni. No, poi parlando con qualcuno dello staff della squadra americana, diciamo come davvero sia stato importante l'arrivo di un ragazzo così che sta tirando, suscitando interesse chiaramente. C'è Lowell Bailey che dirige tutto il gruppo americano, poi il responsabile tecnico è chiaramente Federico Fontana, che abbiamo qui nella sua Frassinoro. Definiamolo direttore di gara. Esatto. Esattamente. Eccola qua, la classifica al maschile. E in campo maschile, a differenza di quanto si è visto nel settore femminile, la prima batteria è stata la più rapida, no? Mentre in campo femminile l'ultima è stata quella nettamente più veloce. Adesso aspettiamo di avere il quadro definitivo dei qualificati, perché la classifica che vi mandiamo in video è quella con i tempi, poi però bisogna capire anche i piazzamenti per avere un quadro più puntuale della situazione.